Salve. Tutti i giornali di oggi parlano di Marino. Dicono che si è saputo difendere dalle accuse che la magistratura ne ha fatto, cioè lui dice attualmente sono solo indagato, poi avverrà un regolare processo dal quale risulterà se io sono colpevole o non colpevole. Allora, il sindaco Marino, per la verità, non ha mai avuto intenzione di andarsene. In un momento particolare, chissà qual è il motivo, ha dato le dimissioni, ma le dimissioni non erano proprio dimissioni, poteva ritirarle. Allora tutto il popolo, cioè quelli che lo hanno votato, no, non ti ritirare, tutto quello che già avete visto alle varie televisioni, perché tutte le televisioni hanno parlato del caso Marino. Marino, la cosa che ha fatto per prima cosa, prima di lasciare, perché lui sa che ormai non può fare più il sindaco, e allora cosa ha fatto? Ha detto di aver ricevuto una pugnalata da Renzi. Renzi naturalmente lo ha smentito, tutte queste belle cose. Ma se Marino avesse pensato bene, non avrebbe tirato in ballo Renzi. Perché? Qual è il motivo vero? Come può Renzi difendere un personaggio? Ho aperto, come si chiama, il giornale, insomma, eccetera, ho aperto dove dice che Tiziano Renzi è indagato per bancarotta, eccetera, eccetera, sul Fatto Quotidiano è venuta questa storia, sul Fatto Quotidiano. Ma che cosa è successo qua? Non lo so, chiudiamo qui. Già, conclusione. Può il capo del governo accusare qualcuno quando il padre viene accusato quasi per gli stessi motivi per cui è stato accusato Marino? Ovviamente Renzi, che la sa molto lunga, non si poteva mettere in mezzo né avrebbe potuto difendere Marino. Anche perché poi difendere uno che ha commesso qualcosa non è facile. È compito della magistratura, in effetti è compito della magistratura, vedere se io sono o non sono colpevole. L'unica cosa che ha fatto Renzi, ma è una cosa molto semplice, ha rovinato Roma. C'è chi dice per ingenuità. Ora, parlare di Marino, un ingenuo come Renzi, allora, è un po' paradossale. Marino, da quando è andato al potere, sempre sotto la sorveglianza di Renzi, ne ha combinato mille e uno. A Roma non si può più camminare, le strade sono rotte, l'immondizia abbonda, hanno creato i quartieri occupati dagli extracomunitari, si capisce se quelli onesti, quelli disonesti, insomma, praticamente Roma è in un caos. Poi c'è stato il fatto del Papa, io non ho mai invitato Marino, anche lui certo poteva fare pure a meno di dirlo, perché tanto Marino praticamente è andato in America per i cavolacci suoi. Lui vuole giustificare tutto, cioè, quando mette mano al portafoglio per conto del comune di Roma, perché è sempre il comune che paga, quando si muovono i politici, non crediate mai che pagano loro, è sempre il comune che paga o lo Stato che paga, cioè, c'è sempre qualcuno che paga, loro mai. Allora a questo punto tutto sto casino che si è fatto, eccetera. È perché le televisioni non hanno più nulla da dire se non parlare di omicidi, di tutto ciò che di putrido avviene.
L'altro giorno ho visto anche una trasmissione, i gay, le gay vogliono essere riconosciuti, vogliono i figli degli altri perché loro. Io dico una cosa molto semplice: due donne si amano, si mettono insieme e facessero il figlio per conto loro, due uomini si amano, si mettono insieme e facessero il figlio loro. Chiaro, è tanto semplice, lo facessero loro e poi sarà il loro figlio. Allora, tutto questo bordello che sta avvenendo in Italia. Al di sopra di ogni concetto umano, la verità è che ci sono migliaia, 4 milioni di famiglie che non possono mangiare. 4 milioni di famiglie che ricevono la pensione di 300, 400, 500, 500, dico 500 euro al mese. Siete capaci di vivere con 500 euro al mese? Che dovete anche pagare la casa. E ammettiamo una piccola casa che dovesse costare 300 euro, ne avanzano 200. E dei 200 euro che fa? Mangiano pane? Ce la fanno, ma non lo so, devo fare un conto. Mi pare che il pane vada a 2 euro al chilo, 2,50, non lo so. Tanto il pane lo compro mia moglie, non lo compro io. Dice, ma chi paga? Vabbè, questi sono fatti nostri. Qual è la verità? La verità è che questa gente non può vivere. E questi di che cosa si preoccupano? Di Marino, del padre di Marino, di Renzi, scusa, un lapsus. Ma la verità è questa. La verità è che l'Italia sta andando a precipizio. E come se non bastasse, ci voleva pure l'ira del Padre Eterno, nubifragi, benevento, oltre poco coperto dall'acqua, i fiumi che escono fuori dei loro letti. Escono fuori, vanno a passeggio, acqua dappertutto, macchine rovesciate, gente che muore. E che se ne frega? Ma noi abbiamo da pensare ai politici, abbiamo da pensare a Marino, a Renzi, a tutti quegli altri là, i nomi sono tanti che non solo non me li ricordo, ma non me li voglio magari ricordare. Perché se mi ricordo i nomi di ognuno di loro, veramente viene uno schifo. L'Italia sta morendo e quello che è peggio è che molte, ma molte coppie che hanno messo al mondo i figli si trovano in un'epoca che non saranno neanche educati, perché adesso si sposano, ma il marito va a lavorare. La moglie pure. Quando nasce il figlio l'affidano a qualcheduna, alla nonna, al bisnonno, a qualcheduno l'affidano. Poi quando si ritirano pensano a mangiare, a bere, a dire al ragazzo, beh, come sei andato a scuola? E a scuola chi l'ha accompagnato? L'hanno accompagnato loro, hanno le badanti, tutti hanno le badanti. E che sono le badanti? Sono persone estranee che cercano, a secondo la loro coscienza, di adattarsi alla famiglia. Al bambino, al momento. Quindi avremo una generazione ancora peggiore di quelle che i nostri politici dimostrano di essere. E già la loro generazione, già è un po' bagatuccia, diciamo bagatuccia. E quindi c'è una speranza. Ma domani mi pare che sono il giorno dei santi. Sì, perché sto parlando oggi? Oggi abbiamo 31 ottobre, sì. Io sono diventato un pochettino più vecchio perché man mano che passano gli anni io divento più vecchio. Ma anche voi, non è che voi ringiovanite. Io più vecchio perché sono nato prima. E mica è colpa mia. Comunque, essendo nato prima, ho visto di più, però ho visto anche i tempi migliori. Ho visto quando l'Italia aveva un impero.
E quando quell'impero creato dal fascismo, oggi la parola si può dire fascismo, è una bestemmia. Ma perché ci sono fascisti? Oh, tu sei fascista. Ma tutti coloro che sono nati nell'epoca fascista, fino a quando è stato il 45-46, quando cavolo è stato, erano tutti fascisti. Hanno fatto tutti i Barilla, gli avanguardisti, i giovani italiani, le giovani italiane. Insomma. È chiaro che se si nasce in un'epoca, la persona viene assorbita dall'epoca in cui nasce. Questo vale o non vale? Alla generazione moderna vale o non vale? E quindi abbiate la pazienza, vedete, cari governanti del cavolo, vedete le cose serie. Voi vi fregate la bellezza di 20, 25, 30 mila euro all'anno, al mese, all'anno, a parola, alla maga, all'anno. E poi c'è la gente che non può mangiare. E poi Roma è in completo disfacimento perché non siete capaci. Quando avete visto che il sindaco non andava bene, ma perché non lo avete mandato via? Perché non avete messo un'altra persona? Ma vi siete messi in testa che dovete, tutti i sindaci d'Italia devono chiamare persone capaci di entrare in un campo dove è di loro competenza. L'assessore alla sanità deve essere un medico competente, l'assessore all'agricoltura deve essere un agricoltore, uno che sa come si piantano i finocchi e via discorrendo. I cavoli soprattutto. Questo si fa, ma ci vogliono tre intelligenze per capire queste cazzate. Ma vi siete resi conto che non sapete governare? È difficile trovare un sindaco che sia nella capacità di governare, perché vuol fare tutto da sé, nomina assessori, gli amici suoi. E sbagliando anche nella scelta degli stessi amici. Il medico lo manda all'agricoltura, l'agricoltore lo manda alla polizia urbana, non si capisce più niente. Hanno inguaiato tutto, ovunque hanno messo mani, hanno avuto questa capacità, inguaiare, inguaiare, inguaiare. Purtroppo è così.